Ciao a tutti, video un po' atipico quest'oggi, sono qui con Andrea che è dietro le quinte, fra poco entrerà. Vi facciamo vedere due scarpe molto diverse che sono arrivate in questi giorni in redazione e che abbiamo in prova. Le abbiamo io, Andrea e Dario, quindi faremo poi delle recensioni a sostanzialmente sei piedi per potervi dare un parere un po' più articolato su quelle che sono le caratteristiche. La prima scarpa è una Adidas Supernova Ride, una scarpa della vecchia categoria 3, come piace tanto dire a Dario, che sostanzialmente è pensata per le corse lente di tutti i giorni. Una scarpa classica perché ha un'intersuola con uno stack nella parte posteriore di 36 mm, 26 mm all'anteriore per un drop di 10 mm, quindi assolutamente molto simile a quella che abitualmente avete utilizzato in passato per quanto riguarda le daily trainer. L'intersuola è particolare perché è un materiale che Adidas chiama Dream Strike Plus, quindi non è Light Strike, è un materiale un po' meno nobile, e un elemento è la doppia mescola. In realtà particolare perché sostanzialmente se guardiamo nella parte inferiore vediamo che posteriormente c'è questa parte in verde nella mia scarpa che è leggermente più densa e dura rispetto alla parte di intersuola superiore bianca. La mescola è sempre quella, qui ha una formulazione un po' più rigida. Perché? Perché nella parte inferiore, li vedete, ci sono questi che possiamo pensare essere dei rods, sono una sorta di barre di sostegno. Ricordano i rods, che è il nome con il quale Adidas indica le barre in fibra di carbonio che sono presenti all'interno delle scarpe da gara, quindi le Adios Pro. Qui non c'è carbonio, ma ci sono queste barre che per l'appunto tendono a stabilizzare di più la scarpa. L'ho utilizzata per un paio di uscite di corsa lenta nei giorni scorsi e devo dire che è una scarpa complessivamente abbastanza comoda, un po' stretta sull'anteriore, ho trovato questo, con una tomaia confortevole, una buona linguetta, allacciatura senza particolari problemi. Io che ho sempre problemi con le scarpe Adidas Racing in termini di allacciature, devo dire, mi viene a dire quasi senza infamia, senza lode, però dobbiamo correrci ancora un po' di chilometri, il dettaglio lo vedremo nella recensione. Ora chiamo in inquadratura Andrea, che è una scarpa completamente diversa, che abbiamo anche io e Dario, vi ho detto. Eccolo qua. Ma sono sempre stato qua dietro. Andrea, cos'hai tra le mani? Hoka Skyward X, me l'hai portata oggi, ho detto... Per trainer questa qui. Dai, raccontiamola subito perché così facciamo il first look. È una super... trainer, che sono le scarpe quelle che dobbiamo utilizzare in allenamento, furbacchioni non in gara perché sono illegali, io vi vedo. Esatto. Poi pesano anche tanto, quindi forse non vale la pena. Falverso, beh, sarebbero fantastiche per atleti da 80 kg a correre le gare. Ah, sicuro. Falverso alla Super Comp di New Balance e alla Primex Strong di... Esatto, Primex 2 Strong che abbiamo recensito io e Dario qualche settimana fa. Ora, 48 mm nel tallone, 43 nell'avampiede per 5 mm di drop. Ci metto il dubbio perché gli stessi amici di Hoka mettono da qualche parte 5 mm, qualche parte 6 mm. 48 meno 43 fa 5. Facciamo che mi lasci la scarpa, io la seguo in due, poi misuro. Niente. Allora, scarpa molto particolare. Intanto, ammortizzazione doppia, peba, che è quella un pochino più bella, quella che ci aiuta a correre forte, e leva, che invece è quello che ci aiuta a correre più a lungo, diciamo, quello che dà più struttura alla scarpa. Esatto, più stabilità. Se lo dico io, vuoi dirlo te? No, prego, figurati. Ora, sei anche recensore di scarpe adesso. Cheat. Battistrada, e qua gli amici di Hoka, dopo Max 6, che l'hanno riempita di gomma, hanno capito cosa dovevano fare. Anche questa è bella, piena di gomma. Per giunta anche molto spessa vederla così. Sai che saranno 2-3 mm? Sì. Beh, è una scarpa che deve durare tanti chilometri, quindi secondo me è giusto. La particolarità è la piastra in carbonio, che è la prima volta che vedo una piastra così a forma di H praticamente. Quindi due ali in avanti, due indietro e due in diagonale a mezzo. Un po' storto. Sì. Certo. Sai che vederla così mi ha ricordato un pochettino l'approccio di Brooks con l'Elite, quindi la scarpa da gara loro, che ha una piastra in carbonio non piena, ma sostanzialmente un reticolato. Allora, diciamo la verità, su questa scarpa non ci interessava neanche avere una piastra in carbonio super figa, ci interessava averne una che ci desse un po' di stabilità sicuramente, e guarda che esce qua, c'è una bella aletta che arriva fino in fondo e che ci desse un pochino di propulsione.
Sicuramente quello che ci darà la velocità di questa scarpa e il Peba è il rocker famoso di Oka e la tanta schiuma che ci darà un effetto trampolo. I 40 mm di limite di tetto l'ha messo proprio per quello, perché studi, non miei studi, dicono che più sei alto più dai in più velocità alla corsa. Ecco, ecco una cosa su questo che tu hai detto: profilo rocker c'è meno delle Cielo X1, restando in casa Oka, scarpa che a me piace tanto, che a te piace un po' meno, che invece è una scarpa legal per le gare e che ha sicuramente un profilo ancora più marcato, ma anche le Prime X2 sono sicuramente un po' più accentuate sulla parte anteriore e hai sempre questa sensazione di cadere in avanti. Comunque, detto questo, l'ho vista sui primi, non spoiler, su internet, quanto forse il giorno dopo ti ho scritto: Paolo, la voglio provare, la vorrei tanto provare. Io. Poi, guarda anche la zona del tallone, ha una conchiglia esterna, in questo caso di gomma, dello stesso colore, bello, mi piace anche come finitura. In effetti, quando l'avevo vista su internet, la verità è che avevo visto una scarpa figa, alta, ho detto la voglio provare. E in effetti dal vivo, scarpa alta, figa. E poi secondo me, se qual è il fatto, è che è proprio una scarpa di allenamento. Quello che voglio è che la scarpa sia morbida, che sia riposante. Non so in che casi la userò, sicuramente la userò nei lenti. Ti dicevo prima che mi piacerebbe portarmela a luglio, forse faremo la recensione di 150 km prima, anzi sicuramente. Mi piacerebbe però portarmela a luglio in vacanza, quando sarò su con la Giovanna a Riale, sì, per fare i miei canonici 200 km, perché ti capita di fare le corse lente svelte con loro, ti capita di fare delle corse in salita, ti capita qualsiasi roba, con questo battistrada, con questa schiuma protettiva dovrebbe essere una buona soluzione per tante. È praticamente una Clifton un pochino più veloce e ancora più protettiva, un bel po' più veloce. Che vuoi di più dalla vita? Un Lucano, in questo caso vorrei una Skyward X e ce l'ho, quindi sono contento. Ce l'ho anch'io. Ecco, ricordiamo una cosa però: è una super trainer, non si dovrebbe usare in gara, va bene per atleti sicuramente anche importanti come peso, ma non solo per loro, ed è una scarpa interessante perché, come dicevi tu, dovrebbe sulla carta fornire una buona capacità di non stancarsi troppo quando si fanno lavori importanti, quindi pensatela per correrci un po' forte. Io, secondo me, questo tipo di scarpe mi sono trovato molto bene anche con le Prime X2 per fare i medi, quindi non un ritmo troppo tirato da ripetuta magari fino ai 2000, per cui spingete veramente forte, sul medio state un po' più indietro ma correte per lungo tempo e diventa uno sforzo impegnativo soprattutto alla fine del lavoro. Questo tipo di scarpe su quei lavori lì vanno benissimo. Io, per dire, peccato che sono uscite adesso, ma in preparazione della maratona, sì, sarebbero state top. Cioè, immaginati tutti i lavori per la maratona, tutti i lunghi per la maratona. Sai quando si dice: oh, usa la Triumph che protettiva, sto cavolo, vai con questa. Perché vuoi fare il lungo forte, vuoi fare 30-35 km il più vicino possibile al ritmo maratona. Dai, anche tanti ragazzi che seguo che devono fare a 4,50 al lungo, che è quasi ritmo gara loro, 4,50 con le Triumph, cioè sì, lo fai, però fatene 38 di chilometri con le Triumph. Sì, arrivi al 32 e dici basta. Invece no, queste super comp ti salvano poi anche le gambe, cioè diciamo che è una sorta di doping legale, perché ti lascia le gambe fresche per gli allenamenti dei giorni. Molto belle quindi le super trainer, adesso vedremo queste, però in generale le super trainer molto belle da avere in rotazione, però un'ennesima scarpa che si mette dentro, quindi c'è anche un'incidenza di costo, dovete valutare con quante scarpe volete correre. 225 sacchi, l'ho già vista 205, molto meno delle Prime X2, quindi è 205 per una scarpa che ha in abbinata la scarpa da lento. Ci fai 4 mesi e più di preparazione per la maratona. Sì, sì, sì. Ora io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, però ci potrebbe anche stare. E una scarpa da gara legal per però farla. La scarpa da gara a tua moglie o a tuo marito, nel caso, gliela puoi vendere proprio. Io non ho un marito. Cioè, capisci che se arrivi alla settimana prima della gara ti compri la scarpa da gara. Lo puoi fare. Ho usato solamente 2 scarpe, ho preso la terza. No, guarda, ho pagato poco il pettorale, quindi c'ho un po' di budget per le scarpe. Il pettorale di New York a $500. Infatti, ho pagato 200-300 per le scarpe da gara. Va bene. Niente, questo era soltanto un first look di 2 scarpe che abbiamo in questo momento ai nostri piedi e che stiamo provando. Le proviamo tutti e 3, anche Dario ha a disposizione entrambi i modelli.
vi faremo avere delle recensioni fra qualche settimana, al tempo di correrci l'adeguato numero di chilometri. Senti, siccome fai sempre la piangina, hai detto che ti piaceva il colore delle tue scarpe? Sì, sì, o... sì, cioè bellissimo. Posso dirti una cosa? Che sembrano delle scarpe da tennis le tue, forse erano più carine le unghie. Abbiamo il nuovo Nadal? Non credo. Salutiamo mia mamma e tutti quelli che ci seguono, perché mia mamma mi segue sempre. Certo. Non aveva capito. Saluto che... anch'io mia mamma, ciao mamma. Non aveva capito che negli algoritmi di YouTube portare avanti il video ci penalizzava e basta. E quindi adesso gli tocca vedere. Signora, mettiamo dei saluti del corso di tutto il video, così almeno se lo guarda tutto. Va bene. Se vi è piaciuta l'idea di una piccola anteprima di quello che abbiamo... No, non è che gli è piaciuto sicuramente, Paolo. E allora li faremo ancora questa cosa, va bene? Tanto in settimana dovrebbe arrivare altro, quindi vedremo. Va bene, continuate a seguirci, le solite cose che vi diciamo sempre. Noi tanto comunque restiamo qua. A presto e buone corse. E ci vediamo presto al prossimo video, oppure in qualche gara. Ci vediamo il 18 maggio a Londra. Speriamo. Ciao a tutti!